fiamme, il furgoncino che già era totalmente distrutto, una lingua di fuoco che partiva da questa parte, quindi tutto il terreno è su questo muro, si esclude l'autocombustione. Nasce da un'occupazione che parte appunto nel 2012, esattamente il 25 aprile, che non è una data particolare così scelta a caso. Nel corso del tempo abbiamo avuto diversi chiamiamoli attacchi, abbiamo subito diversi furti, diversi atti vandalici, anche non prettamente legati poi al furto, ma al semplice danno. Adesso contarli e quantificarli è abbastanza difficile, sono veramente tantissimi. L'ultimo, il più recente, oltre al furgone, è datato il 24 aprile 2021 di quest'anno. Quando ci incendiano il pulmino, noi, come dicono in tanti, abbiamo avuto un successo, perché vuol dire che abbiamo spaventato qualcuno, ma l'insuccesso più grande ce l'hanno avuto le istituzioni. Dobbiamo attribuire questo gesto, non possiamo saperlo. Noi siamo convinti che quello che facciamo è una cosa bella e le persone che ci sostengono ci danno la conferma di questo, quindi noi continuiamo per la nostra strada a testa alta. Quanti anni hai? 14. Perciò ti alleni pure con me, io sarò il tuo allenatore. Domani alle 4 io sono qui che ho allenamento, vieni. Ti metti un paio di pantaloncini, una magliettina e ti alleni con me. Ne posso venire? Certo. Brino è visto per quello che non è, perché è vero c'è il brutto, ma c'è anche il bello. Ed il bello, alla mia età, quando abitavo qui, era solo i briganti d'equilibrino. E per me era l'unica via d'uscita. Quando fanno dei gesti come questi, bisognerebbe muoversi ancora di più, piuttosto che continuare a dire ma la situazione. Non c'è situazione che non si può migliorare. Però quello che ci insegna questo sport è a cadere, subire un placcaggio, cadere e subito rialzarsi per andare in meta.